Salve a tutti, sono Matteo Armenante e la mia tesi è incentrata sul rilascio prolungato di Diclofenac da compresse mediante diversi modelli in vitro. In questa prima parte verranno descritti, diciamo, l'anatomia dell'apparato gastrointestinale, la farmacocinetica, il rilascio controllato di farmaci e infine verranno esposti gli obiettivi della tesi. Gli organi che compongono il sistema digerente attraverso una serie di processi sia fisici che chimici trasformano il cibo in nutrienti per il corpo. Nella figura che vediamo a lato si possono vedere chiaramente gli organi principali dell'apparato gastrointestinale, spiccano sicuramente lo stomaco, l'intestino e il fegato. Concentriamo ora la nostra attenzione sullo stomaco. Lo stomaco si vede alla caratteristica forma a J, è possibile dividerlo in tre regioni principali che sono appunto il fondo, il corpo e l'antro. Lo stomaco inoltre ha tre funzioni principali, ossia quello di deposito dei materiali ingeriti, di demolizione degli stessi attraverso forti contrazioni peristaltiche e infine la rottura dei legami chimici. La farmacocinetica studia le cinetiche dei processi attraverso cui il farmaco viene assorbito e distribuito in tutto il corpo. Ed è importante sviluppare dei modelli sia in vitro sia in silico per studiare appunto il rilascio da sistemi farmaceutici. La principale via di somministrazione di un farmaco è quella orale. I sistemi a rilascio controllato sono quelli che ci consentono la regolazione della concentrazione plasmatica del principio attivo all'interno di un certo range, in modo da evitare sia fenomeni di sotto o sovradosaggio e in modo da evitare le somministrazioni ripetute. Il controllo del rilascio del farmaco può avvenire sia in termini di velocità, sia in termini di tempo e sia in termini di sito, quindi il principio attivo viene liberato solo in una regione specifica del nostro corpo. I test a rilascio controllato sono in genere condotti in apparecchiature, diciamo, di tipo standard, quindi quali sistemi USB. Tuttavia, poiché questi dispositivi statici in genere non riescono a riprodurre i sistemi dinamici che avvengono durante la digestione umana, sono stati sviluppati una serie di modelli, sia in vitro sia in silico, che simulano appunto i sistemi del tratto gastrointestinale. Gli obiettivi della tesi sono quindi quelli di valutare i profili di rilascio del Diclofenac DOC 100 mg a rilascio prolungato, utilizzando diverse apparecchiature di dissoluzione, di valutare l'influenza dell'agitazione sulla cinetica di rilascio nel sistema USP2 e della portata nel sistema USP4 e infine confrontare i profili di rilascio ottenuti. Verranno di seguito descritti i materiali e metodi usati in questo lavoro di tesi e infine i risultati. Partiamo con i materiali. Il farmaco usato è stato il Diclofenac, ne vediamo al lato appunto una rappresentazione 3D della molecola e il Diclofenac è in genere usato per combattere dolore e infiammazione. I test di dissoluzione sono stati condotti in tre sistemi differenti, ossia un dissolutore di tipo USP2, un dissolutore di tipo USP4 e infine un modello in vitro che appunto simula il comportamento meccanico dello stomaco umano. Partiamo con il sistema USP2. Questo dispositivo è composto da 7 vessel in vetro cilindrici. Inoltre, l'agitazione del fluido all'interno di ogni contenitore è assicurata da pale in metallo. Nel sistema USP4 invece abbiamo 7 celle dal volume molto più piccolo, contenenti il mezzo di dissoluzione che viene sottoposto a un flusso continuo tramite appunto una pompa peristaltica che vediamo qui al lato. Nel modello in vitro invece, che appunto simula il comportamento meccanico dello stomaco umano, ci ricordiamo che è in grado di riprodurre questo modello le reali contrazioni peristaltiche sia in termini di intensità sia in termini di frequenza. Queste contrazioni sono state riprodotte utilizzando un dispositivo che comprende un moto riduttore e un albero a gambe con un sistema di cinghie e guide. La concentrazione del farmaco nei vari campioni è stata poi valutata tramite HPLC. Per
per le formule di dosaggio gastroresistenti, la farmacopea definisce una procedura basata su due fasi, una fase acida e una fase neutra. Durante la fase acida, appunto, il pH è mantenuto al valore costante e pari ad 1. Durante la fase neutra, invece, il pH è portato fino a 6,8 per simulare appunto l'ambiente intestinale. Il pH 1 è stato ottenuto andando a miscelare HCl con acqua distillata, dopodiché il pH è stato portato a 6,8 aggiungendo un sale sodico. Passiamo a questo punto ai risultati. La prima serie di prove sperimentali è quella effettuata al dissolutore USP2, settato con velocità delle pale a 50 rpm. Ricordiamo che ogni prova è stata eseguita ben 3 volte, è stata calcolata appunto la deviazione standard rappresentata diciamo da queste barre di errori verticali. Dall'analisi inoltre tramite HPLC si ottengono i grafici che mostrano appunto l'andamento dei profili di rilascio contro il tempo. Si può osservare che durante le prime 2 ore il farmaco non rilascia affatto principio attivo. Dopodiché si osserva un rilascio percentuale che ha appunto un andamento di tipo lineare e a fine prova, ossia dopo 480 minuti, si ha un rilascio del 40% circa. Abbiamo poi fatto una seconda serie di prove impostando la velocità del sistema USP2 a 75 e a 100 rpm. Si osservano profili di rilascio molto simili e in ogni caso si osserva un rilascio a fine prova del 55% circa. Una terza serie di prove sperimentali è stata poi valutata utilizzando il dissolutore USP4 impostato alla portata di 5 e 8 ml al minuto rispettivamente. Si osserva che variando appunto la portata varia la pendenza di questa retta di rilascio. In effetti nel primo caso si ha un rilascio a fine prova del 10% circa, nel secondo caso arriviamo fino al 16%. L'ultima serie di prove sperimentali è stata quella appunto effettuata nel modello in vitro. Abbiamo posizionato la compressa prima sul fondo, quindi a Z uguale a 0, e sono stati effettuati, diciamo, dei prelievi sia dall'alto che dal basso. Si può osservare che in questo caso si osserva un rilascio a fine prova che è molto più alto, siamo attorno al 70% circa. Dopodiché abbiamo appunto posizionato la compressa ad un'altezza differente, ossia a 160 mm dalla base. Chiaramente questo tipo di prova viene effettuata per verificare come il diverso posizionamento della compressa incide sul profilo di rilascio. Si può osservare in questo caso un rilascio a fine prova che è un po' più basso rispetto a prima, siamo attorno al 60%. A questo punto giungo al confronto dei vari profili di rilascio ottenuti. Per quanto riguarda il sistema USP2, si osserva che il profilo è sostanzialmente lo stesso nel range 75-100 rpm. Per quanto riguarda invece il dissolutore USP4, si nota come aumentando la portata, la velocità di rilascio del principio attivo aumenta. Inoltre, per quanto riguarda i dati che ci vengono dal modello in vitro, si nota innanzitutto, se concentriamo la nostra attenzione sui primi 120 minuti, una distribuzione non omogenea del principio attivo tra la zona superiore e quella inferiore del modello. Andando poi a zoomare, diciamo, su questa zona, che cosa sa, diciamo, si può osservare? Che per quanto riguarda i prelievi che vengono effettuati dall'alto, sia che la compressa è posizionata a Z uguale 0, sia che la compressa sia posizionata appunto a Z uguale H terzi, il rilascio percentuale è sempre pari a 0. Viceversa, per quanto riguarda i prelievi effettuati dal basso, se la compressa è posizionata sul fondo, quindi a Z uguale 0, si osserva un rilascio percentuale che ha un andamento molto variabile nel tempo. In effetti si passa dal 6 al 2% circa. Viceversa, se la compressa invece è posizionata a Z uguale H terzi, si osserva un rilascio percentuale che ha un andamento molto più costante e con valori compresi tra il 3 e l'1% circa. In quest'ultimo grafico invece vengono mostrati tutti i risultati,
ottenuti, si osserva che in ogni caso durante le prime 2 ore il farmaco non rilascia affatto principio attivo. Dopodiché il rilascio percentuale varia e anche di molto. Si osserva che in ogni caso usando il modello in vitro si ha un rilascio percentuale molto grande e in ogni caso compreso tra il 70 e il 60% circa. Si nota ancora che utilizzando il sistema USP4 il rilascio è una funzione debole della portata e con valori compresi in genere tra il 16 e il 10% circa. Giungo a questo punto alle conclusioni. È stata appunto studiata la cinetica di rilascio di una compressa commerciale a base di diclofenac. Sono stati confrontati i profili di rilascio ottenuti da test di tipo convenzionale e non. È stata osservata una distribuzione non omogenea del principio attivo nella parte inferiore e superiore del modello in vitro. Si sono osservati inoltre profili di rilascio molto differenti a seconda dell'apparecchiatura di dissoluzione usata e infine, come sviluppo futuro, si potrebbe studiare l'effetto della pressione generata dalle contrazioni peristaltiche al fine di simulare contrazioni più simili alla fisiologia reale. E grazie per l'attenzione.